Allora, signori, buongiorno. Seduta del Consiglio Metropolitano del 12 settembre, ore 12:22. Diamo la parola al segretario, dottor Meola, per l'appello. Grazie. Grazie, Presidente. Buongiorno a tutti. De Magistris Luigi, presente. Cacciapuoti, presente. Caiazzo Antonio, assente. Capasso Elpidio, presente. Capasso Francesco, presente. Carbone Vincenzo, assente. Cascone Francesco, presente. Capasso Francesco è assente? Rettifico, Capasso Francesco assente, Carbone assente, Cascone presente, Cascone Francesco presente, Cirillo Giuseppe assente, Cirillo Vincenzo presente, Coccia Elena presente, D'Alterio presente, Di Maiolo presente, Iorio presente, Iovino Francesco presente, Iossa presente, Lettieri assente, Maddaloni presente, Marrazzo Domenico presente, Pace Salvatore presente, Pirozzi Nicola, cioè Pirozzi, assente, Quaglietta Alessia presente, Ragosta presente, Sgambati assente, Tito presente, Tozzi Paolo presente. Presidente, sono presenti 18, assenti 5, assenti 7. Allora, bene, la seduta è valida. Nominiamo scrutatori consiglieri Ragosta, Tito e Pace. Punto 1 dell'ordine del giorno. Prego, consigliere Marrazzo. Buongiorno a tutti, chiedevo un'inversione dell'ordine del giorno, cioè il primo punto all'ordine del giorno integrativo, discuterlo prima degli altri punti, quindi la questione dello sfir di Caivano. Cioè, al punto 3, perché 1 e 2 sono comunicazioni, al punto 3. Esatto, al punto 3, sì, dopo i primi due punti, grazie. Va bene, c'è una richiesta del consigliere Marrazzo che al punto 3, invece della variazione di bilancio, si possa discutere immediatamente il punto all'ordine del giorno. Mettiamolo in votazione. Chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, unanimità. Al punto 1 abbiamo l'approvazione del verbale della seduta 3 luglio 19. Se non ci sono considerazioni lo consideriamo approvato. Sono già nominati Ragosta, Tito, Pace, grazie. Comunicazioni del sindaco al punto 2, prelievi fondo di riserva numero 210211 del 6 agosto 2019. Passiamo poi al punto 3 per come modificato, che si trova nell'ordine del giorno integrativo. Stir di Caivano, presa d'atto della sentenza del Consiglio di Stato, sezione 4, numero 5393-2019, concessione del capannone ex MVA ed aree pertinenziali presenti nel complesso Stir di Caivano alla Regione Campania, proposta al Consiglio. Mettiamo in votazione questo punto, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, unanimità, immediata esecutività, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene come prima. Passiamo al punto 3 dell'ordine del giorno, variazione bilancio di previsione 19-21, applicazione all'esercizio finanziario, l'avanzo vincolato per complessivi 41.000 euro circa, al fine di utilizzare i fondi aggregazione acquisti beni e servizi per garantire ottimazione del portale delle gare telematiche della stazione unica appaltante, delibera sindaco numero 190 del 30 luglio 19, metto in votazione, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, unanimità, immediata esecutività, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene come prima. Sì, ci sta. Poi abbiamo il punto 5, no, il punto 5, sì, dell'ordine del giorno, variazione bilancio 19-21, 1 milione di euro, finanziamenti di contributi ai comuni all'area metropolitana di Napoli, acquisti di attrezzature, macchinari e mezzi, protezione civile, delibera sindaco numero 209 del 6 agosto 19, mettiamo in votazione, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene, unanimità, immediata esecutività, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario, chi si astiene come prima. Passiamo adesso ai vari punti all'ordine del giorno, che sono tutti riconoscenti del debito fuori bilancio. Se il segretario mi consente, potremmo limitarci a indicare il numero all'ordine del giorno per evitare una lettura che ci potremmo risparmiare. Ovviamente il numero va
uno in avanti perché abbiamo modificato l'ordine del giorno. Quindi passiamo alla delibera numero 6 dei riconoscimenti debito fuori bilancio. Chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario chi si astiene, unanimità, e metà esecutività. Chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario chi si astiene, come prima. Punto 7 dell'ordine del giorno, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario chi si astiene, unanimità, e metà esecutività. Chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario chi si astiene, come prima. Punto 8, chi è favorevole, chi è contrario chi si astiene, unanimità, e metà esecutività. Chi è favorevole, chi è contrario chi si astiene, come prima. Punto 9, chi è favorevole alzi la mano, chi è contrario chi si astiene, unanimità, immediata esecutività. Chi è favorevole, chi è contrario chi si astiene, come prima. Punto 10, chi è favorevole, chi è contrario chi si astiene, unanimità, immediata esecutività. Chi è favorevole, chi è contrario chi si astiene, come prima. Punto 11, chi è favorevole, chi è contrario chi si astiene, unanimità, immediata esecutività. Chi è favorevole, chi è contrario chi si astiene, come prima. 12, chi è favorevole, chi è contrario chi si astiene, unanimità, immediata esecutività. Chi è favorevole, chi è contrario chi si astiene, come prima. Delibera numero 13, chi è favorevole, chi è contrario chi si astiene, unanimità, immediata esecutività. Chi è favorevole, chi è contrario chi si astiene, come prima. 14, chi è favorevole, chi è contrario chi si astiene, unanimità, immediata esecutività. Chi è favorevole, chi è contrario chi si astiene, come prima. 15, chi è favorevole, chi è contrario chi si astiene, unanimità, immediata esecutività. Chi è favorevole, chi è contrario chi si astiene, come prima. 16, chi è favorevole, chi è contrario chi si astiene, unanimità, immediata esecutività. Chi è favorevole, chi è contrario chi si astiene, come prima. 17, chi è favorevole, chi è contrario chi si astiene, unanimità, immediata esecutività. Chi è favorevole, chi è contrario chi si astiene, come prima. 18, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, unanimità, immediata esecutività. Chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, come prima. 19, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, unanimità, immediata esecutività. Chi è favorevole, chi si astiene, chi è contrario, chi si astiene, come prima. 20, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, unanimità, immediata esecutività. Chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, come prima. 21, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, unanimità, immediata esecutività. Chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, come prima. 22, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, unanimità, immediata esecutività. Chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, come prima. 23, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, unanimità, immediata esecutività. Chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene. 24, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, unanimità, immediata esecutività. Chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene. 25, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, unanimità, immediata esecutività. Chi è favorevole, chi... ah no, scusatemi, il 25 è la nuova 26, questa. Quindi questa la dobbiamo ritirare. Sì, questo è da ritirare, quindi va bene fino a... 25, adesso invece ritiriamo la 26, passiamo, sì sì, la ritiriamo, e si passa invece alla 27, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, unanimità, immediata esecutività. Chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, come prima. 28, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, unanimità, immediata esecutività. Chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene. 29, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, unanimità, immediata esecutività. Chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, come prima. 30, ultima, chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, unanimità, immediata esecutività. Chi è favorevole, chi è contrario, chi si astiene, come prima. Sindaco, grazie. Sindaco, vorrei fare una comunicazione. Prego, diamo la parola, i punti all'ordine del giorno sono terminati. Salutiamo il componente del Movimento 5 Stelle che ci ha raggiunto tra di noi, Capasso. Diamo la parola alla consigliera Coccia, ha chiesto di intervenire. Sì, grazie Sindaco. Anche quest'anno, Sindaco, su sua delibera e su sua decisione, nonché sul lavoro fatto sia dal direttore generale, dal capo di gabinetto e da tutti gli uffici, saremo presenti come città metropolitana di Napoli al VTE del 2019, che è il World Tourism UNESCO, che quest'anno, a differenza degli altri anni che si è fatto nella regione, prima nella regione Veneta
e poi nella regione Toscana, quest'anno si farà nella regione Lazio, che è proprio la regione ospitante. Il lavoro fatto dal direttore generale di acquisire una davvero 50 metri quadri per l'esposizione della città di Napoli è davvero un fatto molto importante, perché quest'anno ci presenteremo al WTE dopo molti incontri che sono stati fatti sia con i comuni sia con le associazioni di territorio. Quest'anno il WTU ci sarà a Roma, a Palazzo Venezia, e dal 27 al 28 settembre, e vede la nostra partecipazione attraverso due focus che saranno svolti nel giorno di 27 settembre dalle 14.30 alle 16. Si chiamerà Rammagliare il territorio. Perché rammagliare? Perché noi pensiamo che col nostro piano strategico e col lavoro che stiamo facendo in città metropolitana stiamo appunto rammagliando, riunendo un territorio, e riguarderà quattro elementi. I quattro elementi naturali, e cioè l'aria, l'acqua di cui siamo ancora l'unico comune ad aver fatto una delibera per l'acqua pubblica, l'aria, l'acqua, il fuoco e la terra. Proprio in ragione di questo abbiamo prodotto due volumi che sono a disposizione ovviamente di tutti i consiglieri che vorranno acquisirli, nonché di tutti i comuni che vorranno acquisirli. Uno quest'anno non riguarda tanto le bellezze del territorio quanto i beni immateriali del territorio, e infatti si chiama Patrimonio dei Saperi nella città metropolitana di Napoli, ed un altro ad opera dello Slow Food, che ce lo ha regalato e che riguarda tutte le eccellenze della nostra terra, e credo che sia particolarmente interessante. Ci sarà ancora un altro focus che si chiamerà Buone notizie dalla città metropolitana di Napoli, che si svolgerà il sabato 28 settembre dalle 10 alle 10.40, e ancora ci sarà un ulteriore panel in cui la città di Napoli parteciperà insieme alla città di Matera e alla città di Palermo. Quindi è un'occasione non soltanto per rilanciare ancora una volta il nostro migliore turismo e le nostre migliori eccellenze anche gastronomiche, anche della terra, ma anche le nostre bellezze. Io lo dico qui con notevole anticipo, affinché tutti i consiglieri che vogliano essere presenti e che ritengono di voler apportare qualcosa a questo evento, che è un evento nazionale molto importante, perché è un evento internazionale molto importante, perché anche quest'anno ci saranno circa 100 città che vi parteciperanno, 100 città del mondo. Se vogliono venire, se vogliono partecipare, se vogliono partecipare anche ai dibattiti, certamente si possono mettere in contatto con noi e lo potranno fare. Per questo, per condivisione, ed anche perché le cose belle che facciamo in città metropolitana vanno dette e rappresentate. Grazie, grazie soprattutto. Grazie consigliera Coccia, a questo punto ci possiamo salutare, vi ringrazio della collaborazione fattiva, alla prossima seduta del Consiglio Metropolitano. Grazie.